Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi presso uno Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Non avevo ancora fatto un video su Erin, era tra le richieste di voi utenti, ho così atteso l'aggiornamento per poterlo registrare in maniera più esaustiva, anche perché si tratta di materiale estremamente esoterico e più rivolto al mercato del mastering, soprattutto il mastering pro. Di conseguenza anche l'utilizzo di questo genere di plugin richiede un ascolto estremamente professionale, proprio perché riesce, come vedremo, a lavorare su scatti di mezzo dB che spesso sono molto difficili da interpretare, soprattutto quando si lavora in home recording. Erin è essenzialmente l'emulazione fedele di acustica audio di un poco noto marchio del mercato professionale. Stiamo parlando della IER Yoshino, che è invece più famoso nell'ambito hi-fi professionale. IER sta per Esoteric Audio Research e nasce dall'idea dell'ingegner Tim De Pallavicini, il cui nome, sin dagli anni 70, è sinonimo di elettronica di altissima fedeltà, quello che oggi generalmente chiamiamo audiofilia. Alcuni dei suoi progetti e circuiti finirono anche nelle console più famose, ma lo ritroviamo più vivo che mai nel mastering moderno. In passato, Tim De Pallavicini ha contribuito anche al mondo della registrazione. Tra gli utilizzatori dei suoi sistemi di registrazione a nastro troviamo, e ovviamente dei suoi microfoni di altre tecnologie che ha sviluppato, troviamo i Pink Floyd, Lenny Kravitz, le etichette discografiche Altarus, Waterlily e rinomati tecnici di registrazione e masterizzazione come appunto Robert Ludwig, Joe Garschwitz e James Guthrie, e ovviamente anche una delle strutture di mastering più prestigiose al mondo come la The Exchange a Londra, che utilizza proprio due sistemi di riproduzione in cui l'intera catena, dalle macchine a nastro agli equalizzatori, dagli amplificatori di taglio, di cutting, quindi alle apparecchiature di monitoraggio, è progettata e costruita interamente dalla IER. Anche Mobile Fidelity Sound Labs utilizza i suoi sistemi di cutting per gli LP e un registratore di riproduzione con le sue elettroniche. De Pallavicini è stato anche determinante nello studio del ruolo delle risonanze ultrasoniche nei circuiti di amplificazione e del loro effetto sulla risposta ai transienti. Ha inoltre intrapreso un'importante ricerca sugli effetti soggettivi della distorsione. Questa ricerca non solo ha facilitato l'interpretazione delle misure degli amplificatori, ma ha fatto luce sulla correlazione tra misure e qualità di suono. I risultati possiamo apprezzarli negli amplificatori IER, che sono tra i più precisi mai realizzati. So quanto vi piace approfondire il discorso tecnologico nei miei video e quindi andiamo avanti con la storia di Tim. Inizia a lavorare sulle customizzazioni e sui prodotti audio per gruppi rock sin dagli anni 60, per poi passare un periodo in Sudafrica fino ad essere assunto nel 1972 dalla Lux Corporation in Giappone, ad Osaka. In quel periodo sviluppò la combinazione prefinale C1000-M6000 e il monoblocco a valvole MB3045 con valvole di uscita personalizzate ed il modello 8045G. Invece la IER fu fondata subito dopo nel 1976 con il primo modello IER 509. Un amplificatore di potenza monoblocco a valvole da 100 watt. Questo modello è così vincente da essere ancora in produzione. Da lì, come dicevamo, poi è rimasto negli annali della progettazione audio esoterica fino ai giorni nostri. Erin racchiude alcuni tra i più famosi strumenti di mastering della IER, in particolar modo l'equalizzatore stereo 825Q a valvole e l'EQ823, ed ora anche un compressore limiter 660 modificato con un bel po' di feature aggiuntive che le macchine originali non possiedono, proprio in base alla filosofia appunto di acustica audio e ovviamente anche per rendere i loro plugin molto più versatili di quanto lo sia effettivamente l'hardware.
Erin fa parte del mio setup da mastering sin dal primo giorno. La capacità di intervento senza introdurre distorsione notabile è magistrale, come anche il controllo di step di mezzo dB. Forse l'EQ più equilibrato esistente sotto forma di plugin per il final touch del mastering. Iniziamo proprio dall'EQ, ossia dal modello 825Q chiamato semplicemente Erin EQ. Quindi chiudiamo il compressore, il mid EQ e il limiter. Guardando alla versione originale, quindi quella hardware, possiamo notare subito 5 bande di intervento, 2 shelf sui bassi e sugli alti e 3 bande parametriche dedicate ai medio bassi, medi e medio alti. Li ritroviamo assolutamente riproposti in Erin. Però esistono delle sottili differenze ed anche macroscopiche differenze. Partiamo dalle bande di intervento, l'825 le basse partono da 20 Hz, mentre da Erin da 14, mentre su Erin da 18, quindi vediamo delle micro variazioni di nomenclatura all'interno del plugin rispetto alla macchina originale. Ovviamente non c'è differenza notabile acusticamente. Nella parte alta rimane identico, quindi parte appunto da 3,5 kHz fino a 20 kHz, per passare poi alle 3 bande che vediamo qui sotto riportate, quindi la prima da 70 a 1 kHz, con scatti fissi come vediamo, quindi non possiamo poi scegliere valori intermedi, e la seconda, quella dei medi, da 1,5 kHz fino a 5 kHz, e quella dei medio alti da 6 kHz fino a 15.4 kHz. Quindi con le 5 bande copriamo tutto lo spettro delle frequenze. L'escursione del gain va da più 10 a meno 10. Nella sua incarnazione invece hardware, quella di ferro diciamo, quindi l'EQ non sembra avere grosse feature o sistemi complessi di configurazione, mentre qui in Erin spicca per originalità e potenzialità. Erin funziona sia in modalità stereo linked, quindi in questo modo ci troviamo in modalità stereo e con il pulsante C-Link possiamo collegare i pulsanti, quindi muoverli facilmente linkandoli, oppure in modalità mid-side, quindi schiacciando il pulsante mid-side possiamo avere un mid-side linkato o un mid-side slinkato, quindi in questa modalità il mid si trova a sinistra e il side si trova a destra. Altra variazione che possiamo avere rispetto all'hardware analogico è l'escursione del circuito di preamplificazione che troviamo qui davanti, quindi l'input trim. In questo caso di default viene settato a meno 12 o a meno 18 0 dBU, che appunto equivale poi, come vedremo in un altro tutorial dedicato proprio ai dB e al gain staging, tutto ciò che riguarda la derivazione tra i vari tipi di dB e il dBFS che fa riferimento poi alle nostre DAW. Quindi in questo caso 0 dBU viene settato a meno 18 proprio per avere un riferimento analogico molto preciso e che permette poi ad Erin ovviamente di lavorare in maniera eccelsa. Erin dispone di un LED meter che vediamo qui in 3 modalità. Anche questo può tornarci molto utile per alcuni riferimenti sul peak e sul LUFS immediato. Per disattivarlo clicchiamo su Meters Off oppure sui 3 pulsanti qui a destra che sono auto escludenti come vediamo e che quindi non possono essere attivati contemporaneamente. E servono proprio a scegliere le 3 diverse modalità di rappresentazione del LUFS nel meter loudness integrato, momentaneo e short term, sempre riferiti allo standard EBU 128. Come saprete, Integer ci mostra un'analisi sul lungo termine, quindi lungo tutto il brano. Momentary fa riferimento al passaggio di 400 millisecondi e Short Term ad uno di 3 secondi circa. Il pulsante Reset che troviamo qui sotto resetta appunto il meter. Se vogliamo risparmiare un po' di CPU, metterlo su Meters Off ci permette di risparmiare un pelo di CPU durante l'uso appunto di Erin. Per attivare le bande è sufficiente cliccare qui sul pulsante appunto del LED di accensione della banda. Quindi se noi volessimo ad esempio utilizzare soltanto gli estremi di banda, quindi soltanto le bande che si trovano appunto tra bassi e alti, quindi ritoccare soltanto gli estremi, possiamo risparmiare ulteriormente CPU disattivando le bande che non ci interessa utilizzare.
Ritornando sui pulsanti, possiamo poi accendere o spegnere la sezione di preamplificazione emulata del nostro Erin, quindi volendo potremmo anche utilizzarlo senza lo stadio di preamplificazione ad avere un sound ancora più chirurgico, senza l'influenza dei trasformatori in ingresso. Dipende poi dal genere e dai gusti, ovviamente. In basso troviamo gli output, quindi il volume di uscita, che appunto viene in questo caso separato, ma se utilizziamo lo stereo link ovviamente seguono contemporaneamente l'incremento o il decremento dell'uscita. Come bonus feature supplementare troviamo lo stereo spread qui al lato, quindi normal, wide e mono, che possiamo muovere liberamente senza dover essere soggetti a degli scattini, diciamo, quindi possiamo lavorarlo bene ad orecchio. Per tornare poi in posizione normal precisa tenete premuto command click e ogni comando poi torna al suo posto. Mentre a destra troviamo appunto un riferimento al pan, quindi possiamo muovere leggermente il pan in base al materiale, magari sbilanciato più sul left o sul right che stiamo lavorando. Questo anche per venire incontro ad alcuni tipi di cutting sul vinile che bisogna assolutamente correggere. Vi rimando poi ad un video che ho fatto sul come creare un mastering per il vinile che trovate sempre su questo canale. Ultimo ma non ultimo, i preset dei miei colleghi, e troviamo appunto i preset in modalità AI, quindi quelli creati anche nello stile di Green, dove appunto abbiamo a disposizione l'intelligenza artificiale che lavora appositamente su questo genere di equalizzatore. Ho trovato molto molto utile quello di Tommy Bianchi, perché più o meno abbiamo la stessa filosofia di intervento, e quindi vi consiglio il suo preset AI se amate i preset e non sapete dove mettere le mani. Vediamolo in azione. Utilizziamolo su una nuovissima mia base che sto lavorando in questi giorni per un mio brano. Sono soddisfatto, proviamo a sentirlo. Ho guadagnato tantissimo in presenza del rullante, aperto sotto le basse in maniera eccellente, senza avere distorsione, incredibile questa banda, e le alte leggermente appunto aperte a 10k, proprio per risaltare
Quindi già soltanto con i due interventi estremi di banda sono riuscito ad avere un sound molto più dinamico. Ed infine ho fatto una micro correzione a 350 di mezzo dB per levare un po' di proprio un micro touch di boxiness, e anche lo stesso a 7k perché sentivo il Charleston un po' troppo aggressivo. Quindi come vediamo, e ho allargato poi infine leggermente lo spread, ma comunque non era assolutamente necessario, e ovviamente infine ho recuperato togliendo mezzo dB a tutto l'output per non avere appunto una extra boosting dato dagli EQ che ho utilizzato appunto in questo momento. Come notiamo, il sound è estremamente più dinamico, più compatto e molto molto musicale. È in assoluto il mio EQ da mastering preferito in questi anni. Andiamo ora ad analizzare il mid EQ, quindi l'EQ pensato e studiato per le frequenze medie. Il mid EQ di Erin è dedicato proprio alle medio frequenze, un plugin dedicato al controllo più accurato delle frequenze tra 200 e 5k, quindi 5 kHz. È l'emulazione del modello EAR823, un vero, diciamo, pool textile in questo caso, proprio incentrato sulla manipolazione di questa fascia di frequenze, indispensabile in fase di mix quando ad esempio lavoriamo su alcuni strumenti importanti come la voce o il rullante o sulle chitarre. Anche in questo caso, rispetto alla versione originale hardware, possiamo lavorare sia in stereo sia in modalità mid-side, ed è attivabile e disattivabile il preamplificatore, quindi lo stadio di preamplificazione. Andiamo ad inserirlo proprio nel canale delle chitarre. Ascoltiamo le chitarre. Regaliamo un po' di frequenze medio-basse alle chitarre in maniera molto musicale, sentiamo. Un po' metalliche, un po' più presenti. Recuperiamo l'output. Sentiamole nel mix. Può inoltre funzionare come mid o come side, quindi se vogliamo aprirne due per usare mid e side e lavorare sui medi, sulle medie frequenze, abbiamo bisogno proprio poi di uno splitter come ad esempio quello di Studio One, che suddivide appunto mid e side, e quindi assegnarne uno sul mid ed uno sul side. Andiamo ora ad ascoltare ed a utilizzare la sezione di compressione. Questa volta la mettiamo sul master, ed in questo caso l'hardware originale emulato è stato creato proprio da Acoustic Audio sulla base del compressore mono della EAR, sempre valvolare. Parleremo infatti dopo più approfonditamente del 660. Adesso andiamo ad analizzare la sua versione stereo, che non esiste ovviamente in versione hardware, e ci basti sapere che richiama le potenzialità e le sonorità del più noto Fairchild come aspetto, diciamo, estetico, almeno secondo alcuni. Nella versione Erin abbiamo quindi due compressori da usare in stereo, linkabili o in modalità mid-side. Il pre è disattivabile, come abbiamo visto anche prima. I meters sono identici a quelli della versione EQ. E in più abbiamo un meter circolare qui al centro, che ci dà la visualizzazione del gain reduction attenuato dal compressore. Partiamo dal pulsante Select,
che troviamo qui a sinistra e a destra ovviamente, che ci mette a disposizione tre condizioni di uso iniziale. Off ovviamente quando è spento, su off ovviamente quando è spento, comp modalità compressore e ultra comp e ultra limiter per avere uno stadio, un rapporto di compressione molto più aggressivo di quello normale, diciamo, del compressore. Quindi sono delle modalità non presenti nell'hardware, quindi sono delle modalità più limiting, diciamo, come aspetto. Poi però le vedremo in maniera più dettagliata nella sezione dedicata proprio al limiter. Partiamo dal comp e ovviamente lavorando ad esempio slinkati o in modalità mid-side, come faremo adesso, possiamo scegliere appunto di applicare il comp ad esempio al mid e un ultra comp, un ultra limit al side e viceversa. Il ratio va da 1 a 7 senza posizioni intermedie ovviamente, con posizioni intermedie 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Threshold e mix ci permettono di dosare e quindi di usarlo al meglio per raggiungere lo stadio ottimale di compressione, soprattutto in mastering, evitando di schiacciare, quindi di spalmare il materiale audio. Anche in questa configurazione abbiamo il controllo di pan e lo stereo link che può essere messo su off, mid o full, quindi una versione più aggressiva dello stereo link o completa, e ovviamente relative situazioni intermedie. Vediamolo in azione. In questa modalità non abbiamo ovviamente i preset, quindi vediamolo in azione. Lo utilizzerò in modalità mid-side, quindi mid a sinistra, side a destra. Stavo dimenticando, abbiamo infine il filtro di sidechain, un high pass filter, e lo Schmod, che è appunto il controllo appunto sul transiente a cui Acoustic Audio ci ha abituati e che inserisce fortunatamente in tutti i loro compressori. Il brano è molto veloce, quindi cercherò uno Schmod più rapido.
Sono riuscito a controllare molto bene in questo momento l'escursione sul mid e quindi anche le medie in maniera più dinamica rispetto a prima. Ho utilizzato un ultra comp sul side e ho tagliato diversamente l'attacco sul side rendendolo più morbido, perché comunque l'ultra comp è leggermente più aggressivo come abbiamo visto, e release più o meno identica. Il filtro di sidechain l'ho applicato soltanto sul mid per evitare che i bassi, quindi l'impatto della cassa e del basso, fossero troppo influenzati dalla compressione, e l'ho lasciato inalterato sul side. Ho poi recuperato mezzo dB in uscita sul side perché era ovviamente molto più sacrificato dall'ultra comp. Facciamo più caso adesso, con un volume più alto, a cosa accade alle chitarre, quindi tutta la parte media delle frequenze, come viene esaltata. Incredibilmente preciso e lineare, è sicuramente il final touch perfetto per i mastering. Andiamo, adesso lo sto usando ovviamente sul master out del mix, ma in modalità 96 kHz, quindi sul master direttamente stereo, vi assicuro che raggiunge risultati ancora più precisi, dettagliati e incredibilmente musicali. Andiamo adesso ad esplorare la novità di questa nuova versione di Erin, a cui andiamo a fare riferimento. In questo caso si chiama Erin HY Comp. Ecco quindi la novità alla fine del video, quello che prima appunto non era presente nella iniziale release di Erin, che diventa un tool fondamentale per la realizzazione di un master moderno. Erin HY Comp è un limiter derivato dalla tecnologia acquisita da Erin in precedenza e fortemente ispirato proprio all'hardware del 660 di cui parlavamo prima, ma questa volta con delle feature aggiuntive che ci fanno sobbalzare letteralmente sulla sedia. In questo nuovo limiter sono presenti 5 configurazioni di base: Brick Wall 1, Brick Wall 2, Comp, Ultra Comp e Ultra Limiter. Mentre dall'esperienza recente della serie Fire arriva anche l'oversampling interno, che ne aumenta a dismisura la definizione, soprattutto sui bassi, sul trattamento dei bassi. Il manopolone a sinistra rappresenta la threshold e a destra troviamo la sezione di mix. Abbiamo poi il controllo di attacco sul transiente dato dallo Shmod, appunto quello di cui parlavamo prima, oltre alla release, che questa volta è stata modificata per essere più veloce di quella della macchina originale, quindi della versione 660 originale, che invece troviamo in Erin Comp standard. Se non ricordo male, l'emulazione della release è stata presa dall'emulazione del 33609 che troviamo in Gold. Il controllo di picco è, come già abbiamo visto su Fire the Clip, da 0, 05, meno 1 e True Peak. Iniziamo subito con l'entrare in confidenza col Brick Wall 1. E andiamo a vedere quanto riusciamo a recuperare in LUFS senza distorcere il nostro master. We'll be right back.
Sto sacrificando la CPU in maniera mostruosa. In questo momento il mix è aperto con una sessantina di instrument e altrettanti plugin, come vediamo. Possiamo ad esempio utilizzare Fire the Clip per raggiungere un livello estremo del master. E poi aggiungere il nostro Erin HYComp e fare da limiting appunto adesso al clipper che sta menando il master. La compressione di questo genere di limiter che aumenta la presenza dei bassi, soprattutto sul side, che avevamo già abbastanza controllato con il compressore, e possiamo raggiungere, ad aggiungere quei 2 dB di LUFS anche ad un master estremamente saturo. Quindi in questo caso riusciamo a dare ancora un po' più di spinta al master dopo appunto l'utilizzo, ad esempio, di Fire the Clip. Normalmente facevo questo con altri plugin, ma ora, grazie a Nerin Limiting, riesco a raggiungerlo. Per migliorare ancora di più la qualità di quello che stiamo facendo, andiamo ad estremizzare l'oversampling fino a 16x. Adesso il computer sta esplodendo e ascoltiamo il lavoro di Erin. Nell'uso il 660, come sentiamo, è morbido e caldo, ma con una chiarezza non associata, secondo me, agli apparecchi Fairchild, quindi è come se fosse un Fairchild migliorato in questo senso. In conclusione, possiamo dire che ora il pacchetto Erin è completo. Per chi necessita di una sezione di mastering altamente specializzata e altamente precisa, che richiede ovviamente anche un ascolto molto molto dettagliato, diventa necessario possederlo nel proprio arsenale. È ovviamente possibile utilizzarlo anche in fase di mix, ma appunto per il dettaglio degli interventi è più chiaramente impostato per essere utilizzato in fase di mastering. Personalmente utilizzo l'EQ, quindi l'Erin EQ, anche sui bass, perché spesso mi permette di controllare a piccole variazioni dei bass, come ad esempio batterie, voci, cori, e quindi aggiustare già da lì la prima parte dei bass. Come vediamo, su un M1 Pro lavora abbastanza bene, come anche sulle nuovissime CPU Intel e soprattutto quelle AMD. Con Studio One si comportano molto molto bene e sicuramente i prossimi aggiornamenti li renderanno anche più leggeri, come già abbiamo visto in altri aggiornamenti di altri plugin di acustica audio che vedremo nei prossimi video.
Quindi Acustica Audio sta lavorando veramente in maniera intensa sulla ottimizzazione degli algoritmi che ci permetterà di alleggerire ancora di più il carico ed utilizzarne ancora molti di più già all'interno dei nostri arrangiamenti. Spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla ma a me aiuta a portare avanti la diffusione dei video e ovviamente rimarrete anche aggiornati in tempo reale sui nuovi video in uscita che nel prossimo inverno saranno veramente, veramente tanti. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!